Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti e a tutte quante. Allora, oggi vi porto a far vedere tante piccole chicchette. Naturalmente saranno tanti video perché non è che si può racchiudere tutto. E la prima è proprio qua. Beh, siamo nel comune di Canino, eh. E allora, abbiamo questa parete. Che si vede molto poco purtroppo, caratterizzata da quattro cavità più o meno grandi e con delle sorprese, diciamo, naturalmente. Guardate, la prima è proprio, pure questa è una bella nicchietta. Qui c'è il muro e ad angolo si trova questa nicchietta con alzo di sopra del banco tufaceo, ci stanno tutti i blocchi di tufo, ok, che ormai è chiaro che ce l'abbiamo sempre. E poi abbiamo la prima nicchietta con un bellissimo arco con una bella linea che rafforza l'arco, una canalina, come vi pare. Non ci si può entrare in piedi. Poi abbiamo questa struttura del tufo che, ecco, ho rotto un pezzo perché non ficciamo, a parte la bombola, guardate, che viene in avanti, sicuramente rotta, che comunque è come se suddividesse un pochetto l'ambiente. Abbiamo un'altra cavità con la cosa particolare. Allora, dentro non c'è niente di che, ragazzi, già ve lo dico, a parte la portiera della 500. Allora, qua sopra, vediamo un po', ci stanno due piccolissime cavità con il muro che li divide e non c'è il buco, eh. Vabbè, vi faccio un giro veloce dentro. Niente di che, semplice, semplice, non ci sono particolari cose da vedere, a parte che non si vede. Vabbè, nicchietta e nicchietta. Ah, nicchietta, nicchietta, mo prendo la cosa, va? Anzi, poi rinizio pure la qua. Allora, apparentemente abbiamo detto che è molto, molto, molto semplice. Allora, facciamo vedere. Questo arco solido piccolino, ecco, al centro vediamo una piccola linea, questo arco solido un po' più grande, questa è l'entrata. Poi abbiamo un buco che va al cielo, praticamente come uno sfogo così. Questa linea chiara retta qua e di molto particolare sono invece, vediamo se ce la facciamo, allora, facciamo così. Questi due sono dei tunnel, dei micro che proseguono un bel po'. Uno che va verso destra, scusate la luce, uno che va, quello di destra gira verso destra e quello di sinistra gira verso sinistra. Perché tutto sto lavoro? Chi lo sa? Non lo so, non lo so, non lo so, non c'ho la più pallida idea. Poi, uscendo, abbiamo qui sotto, nella parete che divide l'altra entrata, un'altra nicchietta quadrata, con tutto il bordino così. Poi altre due nicchiette che naturalmente non ci si sta in piedi. Non ci si sta in piedi. Poi si ripete, vediamo un po', cerco di pulirlo. Aiuto,
provo senza guanti, Daniela. Si ripete la stessa situazione che c'era di là. E a destra la bella scalinata che porta su. Anche qui si entra a vede. Finisce la... come si chiama? Finisce il banco tufacio con sopra una bellissima struttura di grandi massi in tufo. E questo, in tutto questo, io che ne so quanti passi so, 10 passi, 15 passi, da di qua a di là, tutto bello protetto da una spalletta di tufo a destra, una spalletta di tufo a sinistra, come se fosse tutto questo una grande nicchia con dentro una realtà ben definita. Vabbè, mi dispiace che non si riesce a vedere bene per la troppa vegetazione. Per il momento vi ringrazio e questo è il primo video di oggi, ma che naturalmente saranno pubblicati in più giorni, non vi preoccupate, non vacillo così tanto. Allora, mi sono arrampicata. Per farvi vedere la struttura di questi, di questo muraglione. Guardate quanto, di che stiamo a parlare. Un muraglione molto importante, che sotto qui al territorio di Canino ce l'abbiamo diversi e molto grandi. Guardate, questo è proprio a fianco al muraglione, al muraglione, a quella piccola ripresa che ho fatto poc'anzi, Ok, dunque qua mi tocca chiudere e riprende tra pochissimo. Allora, dopo neanche altri 30 metri neanche, prosegue questo costone con queste incavi piccolissimi, cioè piccolissimi nel senso che in piedi non ci si può stare. Allora, guardate che precisione, che tagli netti e precisi, guardate qua. E poi prosegue e qui ci abbiamo un'altra struttura. Certo, è ormai come si dice, oscurata dai detriti della natura. E però guardate come, voglio dire, ti fai un arco e poi tutto intorno questa canalina rettangolare, diciamo, molto particolare. E poi prosegue la parete. Oddio, aspettate, aprendo da lontano così si vede un po' meglio. Allora, fa l'angolo. Qui abbiamo un'altra cavità, sempre che in piedi non ci si può stare. Poi vi faccio vedere che proprio qua, ad angolo retto, se scendiamo questa rientranza, vedete che il muro fa zig zag, abbiamo qua, guardate, aspettate che mi sposto, ta-da! Un bellissimo anello. Allora, guardate lì quanti puntini, 1, 2, 3, quanti buchetti. E poi, ragazzi, abbiamo, a parte questa cavità enorme, enorme, che sicuramente un pezzo crollato, ma là dove c'è quella bellissima poltrona, i vimini si vedono netti, gli scappellamenti. Ok, va bene, che ci sarebbe da scoprire. E proseguendo abbiamo un'altra bellissima
cavità, ipogeo. Guardate come ho fatto bene. Guardate come ho fatto bene. Piccolino, io se mi metto dritta per dritta sono più alta di me, dunque in piedi proprio non ci si può stare. Qua che abbiamo uno stendino, grebbo, una cosa simile. Quanto lavoro, che precisione, guardate qua che bellissimo angolo retto. Ma io mi sono dimenticata, ora ritorno indietro. No, assolutamente devo ritornare indietro. Perché nell'ultima cavità di quelle quattro a sopra, mo ritorno indietro, vi faccio vedere che c'era. Oggi mi so, non l'ho, cioè, vabbè. E quando conosci le cose poi dopo vai troppo veloce. E guardate qua tutto il muro. C'è una bellissima, sembra un bellissimo lavandino, ma tutto scavato nel tufo. Ora vi faccio vedere tutto sto popò di muro che c'è, quello che si ripresenta su sopra. Allora, c'è un bellissimo lavandino, che ora ve lo faccio vedere, tutto scavato nel tufo, piccolino, lavandino, conchetta, chiamala come vi pare, che addirittura è scavata, diciamo, come lavandini nostri, nel senso non è che è solo nel pezzo di tufo, cioè solo, come si dice, la buchetta e basta. No, c'è il sotto, scolpito, come se fosse appeso, capito? Piccoletto, perché poi quella nicchietta è proprio piccola piccola. Mo ci arrivo. Ecco, ci arrivo, sono arrivata, però se no diventa troppo lungo. Ciao. Allora, eccomi, sono ritornata qua. Che volevo far vedere? In questa qui, che sopra ci stanno questi. Guardate, io entro, a parte la monnezza. Ora vi faccio vedere che all'angolo. Oddio, aspettate. Guardate che meraviglia. Sfruttando l'angolo hanno fatto questa bella ciotola, che tra l'altro al centro di questa ciotola dovrebbe essere bucata. Eccolo, sì. Ora il buco attuale potrebbe essere, no, sembra pure fatto. Dunque, vabbè, c'è questa ciotola bucata. Questa cosa certo mi disorienta. E vedete, c'è come se ci fosse un altro alzata. Vedete? Qui c'è il vuoto. Ok, vediamo un po' come si fa a vedere. Cioè, è sollevata dal terreno, No, questa particolarità la dovevo far vedere. Non mi spiegate a che serviva, aspettate che spengo la luce. Ok. Non lo so. Ma questo non vuol dire niente, il fatto di non sapere. Vuol dire solo che prima c'era un'altra assolutamente cultura, per noi incomprensibile ad oggi, che era molto legata a un concetto assai diverso da quelli nostri. Chiaro che tutto era un percorso iniziatico. I percorsi iniziatici di una volta non erano chissà che cosa, erano legati alla personalità, all'ego, a smantellare giù tutto il nostro ego. E ecco perché c'erano pure tante prove molto difficili, tra cui passare dentro i cunicoli nel buio più assurdo. E perché? Perché semplicemente le paure, le nostre paure, non so, le paure dell'anima di Danielina, non so, le paure della tua anima, non so, semplicemente sono le paure
cosiddetto io, cosiddetto ego, poi ognuno lo chiama come gli pare. Dunque, guardiamo tutti questi posti, anche se non riusciamo a comprendere con la mente tutto cosa è successo, vediamoli come luoghi sacri, atti a una crescita, a un abbandono dell'io, e abbandonare l'io, raga, è doloroso, punto. E ecco, guarda, no, te prego, qui hanno messo da poco questo cartello e già l'hanno mannaggia, raga, ma qui manca un anno che c'è questo, mi pare. Allora, qui sotto c'è un'altra grotta che mo scendo e vi ci porto a far vedere. Allora, eccoci, e siamo semplicemente, e dico semplicemente, nella parete più in bassa, guardate che c'è. Nella parete più in bassa troviamo questo spettacolo. Allora, nicchietta che non ci si può entrare, nel senso non ci si può stare in piedi. E questa viene definita oggi, cioè da quando, vabbè, da un anno più o meno, no, da più anni che c'è un gruppo trekking qua a Canino e abbiamo cominciato a vedere se si poteva fare qualche cosa. E vabbè, adesso è antica cavità medievale del buco nero, questi sono nomi un po', come si dice, fantasiosi. E guardate che lavoro immenso che è stato fatto nel costruire questa cavità. Allora, dopo accendo la torcia per farvi vedere quell'altro. Questo abbiamo un bellissimo ferro da stiro, però ragazzi, se venite qua a stirà vi tocca portarvi il ferro, il ferro, sì, quello lì a solare, sì, mi raccomando. Abbiamo una sedia che eventualmente, dopo aver stirato, siete un po' stanchi, c'è anche una sedia. Poi se ci avete fame abbiamo anche un bellissimo fornello. Ah no, questa è una stufa economica, ma guarda, no, fornello, vabbè, perché questa dovrebbe essere la cosa della stufa economica, eh? Ok. E ah sì, accendo la luce per far vedere l'altra cavità. Naturalmente nicchiette, apertura doppia, come tante, ormai l'abbiamo capito, come tante cavità sacre. E adesso vediamo cosa c'è qui. Pa. Eccoci, allora, ecco cosa ci troviamo. Una bella entrata con tutti sti buchi. Adesso senza la luce forse è meglio, si vede meglio questa. Guardate tutti questi buchi rotondi. Ora siamo lì, chi lo sa che voglio. Poi dentro una piccola nicchietta. Ok. E qui per entrarci bisogna praticamente inginocchiarsi, eh? Cioè non è che c'è altra opzione. Bene. Ok, vi faccio vedere. Vediamo se da lontano cosa si riesce a vedere meglio. Guardate che meraviglia. Tutto questo, tutto lo stesso sperone stufaceo, aiuto, a più livelli. Hanno fatto mazza, hanno fatto pure i segni. Guardate che bellissima. Guarda, che mi... quella. No, non potete capire quanto è liscia qua. Oddio, ah scusate. No, si vedono i colpi, però sono colpi strani. Ma poi è veramente liscissima. Boh, vabbè. Quelle cose che, come tante cose, uno non c'ha la risposta. Ora vi faccio vedere la natura. Questo è buchetto dell'Istrice. L'Istrice fa i buchetti triangolari. E oddio,
E poi c'è la parete qua sotto dove ci stanno altre nicchiette, ma veramente c'è troppa vegetazione, è impossibile andarci. E dove passare il fossetto che dopo guarderemo, però da qui in poi naturalmente sarà un altro video. E dai, per il momento è tutto, grazie ancora, grazie, grazie, grazie. Ecco, concludiamo con l'antica cavità medievale del buco nero, ragazzi, del buco nero. E vabbè, chiamiamolo buco nero. Sì, 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 chiamiamolo buco nero. Vabbè, senza giudizio. Guardate che bel frontone qua. E grazie. Allora, vi faccio vedere, qui siamo vicino al guado. Non so se questo sarà parte del video precedente o quello successivo, di entrambi, non lo so. Ma qua vi volevo far vedere come... vediamo un po' da dove c'è quel sole immenso. Guardate che blocchi. Vabbè, c'ho da andare via. È inutile che... Volevo proseguire dall'altra parte, però giustamente forse merita una ripresa più vicina di quei punti, anche se ce l'abbiamo tanti tanti, però in quel punto si vede proprio una lavorazione proprio di quando ci sono le irregolarità dei massi e calzano a pennello. Ok, faccio vedere il guadino, il guado che naturalmente, ragazzi, forse uno non lo sa, ma mentalmente ogni volta che si guada bisognerebbe ringraziare e chiedere permesso, perché i ruscelletti, i fiumi sono sempre i guardiani del posto. Ok, va bene. Beh, informazioni più che magari già lo sapevate, magari già lo fate, magari non lo volete fare, magari neanche ci credete. Ah, io oggi volevo andare là, ma vedo che c'è un sacco d'acqua. No, mi sono tolta lì. Vabbè, vedremo quello che riesco a fare. Ora vado là, eh.